Mirko, allenatore dell'Olbia, 2-1 importantissimo col Fertilia, anche perché è giunto in rimonta dopo aver chiuso sotto il primo tempo di un gol. Sì, abbiamo iniziato a fare la partita noi, volevamo fortemente questa vittoria. Intorno al 20° ci siamo ritrovati sotto, pur facendo noi la partita, ci siamo trovati sotto di un gol su un errore del portiere, un lancio sbagliato, li abbiamo fatti ripartire, abbiamo subito una rete immeritata, però un errore nostro, non ci può stare. Non vi siete scomposti? Non ci siamo scomposti, abbiamo continuato a giocare per tutto il primo tempo, creando anche buone occasioni, non siamo riusciti a segnare, però nel secondo tempo la reazione della squadra c'è stata, è stata veramente, abbiamo realizzato due gol, uno annullato in modo incomprensibile. Io dico che questa vittoria è stata sicuramente meritata, perché lui ha fatto vedere tutto il suo carattere, una squadra che voleva fortemente questa vittoria e meritatamente ha vinto. Con l'Olbia ha fatto vedere il carattere, soprattutto ha fatto vedere due nuovi acquisti, Ted e Piras. Piras ha fatto un gran gol, ha sorpreso tutti, ovviamente non l'allenatore che li conosce benissimo e li ha voluti fortemente. Beh, su questo non si discute, cioè discutere Ted e Piras per quello che hanno fatto in questi anni, diciamo, non esiste. Li conosco molto bene, è chiaro che sono dei giocatori che sono con me da 4-5 anni, la piena fiducia, loro si sentono ripagati anche da questo e oggi, nonostante la partita gli manchi da oltre un mese e mezzo, comunque hanno dato tutto. Faccio i complimenti a loro due, ma all'intera rosa di quest'Olbia che vuole fortemente vincere questo campionato. Ora speriamo che le cose continuino in questo modo anche per il prossimo anno. Ecco, proviamo ad assecondare ciò che ha detto Piras. Se abbiamo chiesto, queste rovesciate sono un numero così tentato in maniera estemporanea oppure ce li ha nel DNA questi colpi? Lui dice che in allenamento li fa. L'allenatore conferma che negli allenamenti in questi anni comunque... No, è un suo numero. Poi è chiaro che... Ci vuole un po' di fortuna, ovviamente. Un po' di fortuna, perché devono anche andare bene. Cioè, oggi è andata bene. Per cui siamo felici sia per il suo gol, ma soprattutto per aver dato la vittoria a lui. Ecco, l'altro marcatore di oggi, Alessandro Aloia, 16 anni, lei che ha allenato comunque tanti giocatori, possiamo dire che è uno dei migliori prodotti sardi, perché comunque fisicamente c'è, anche un po' smaliziato, sta segnando, non ha paura di niente. No, non ha paura, a me sta bene che il ragazzo dimostri il suo valore, gli sto dando fiducia, giustamente. Ricordiamo che gli è stata annullata una rete a Latte Dolce, gli è stata annullata, non capisco perché, anche oggi un'altra rete. Un ragazzo che vede la porta, che si fa trovare pronto al momento giusto e sa come indirizzarlo, per cui gli faccio i complimenti. È chiaro che non si deve sentire arrivato, ma deve comunque lavorare per cercare di continuare su questa strada. E non ci si deve dimenticare che a voi comunque mancava Siazu, il Bomber Principe, oltre alla Rosa, quindi comunque avere sia Pozzebon che un giovane come Aloia, si può aspettare il rientro di Siazu con più serenità? Ma io li vorrei avere tutti quanti a disposizione per poter scegliere chi sta meglio, però diciamo che anche se ti mancano due giocatori, chi compone questa rosa dell'Olbia oggi magari da garanzie comunque. Mister, la curiosità di tutti è l'Olbia doveva andare a pescare l'allenatore che l'anno scorso li ha battuti per poter vincere o comunque tentare di vincere, adesso siete i primi e ci state riuscendo. Ma no, io l'Olbia comunque ci ho giocato, per cui ho lasciato tanti amici. Sono stato chiamato e con entusiasmo sono venuto qui. Spero di dare il mio contributo, così come ci deve essere il contributo della società e di tutta la Rosa, per cercare di vincere questo campionato. Chiaro che siamo alla prima del girone di ritorno, campionato ancora lungo, però noi ci proveremo fino in fondo. Ecco, un cammino un po' simile a quello della Torres dell'anno scorso. L'anno scorso
questa serie di siete partiti un po' male e poi avete inanellato una serie di vittorie incredibili, avete staccato tutti. Quest'anno l'avventura di Giorico all'Olbia è iniziata con due pareggi e poi solo vittorie. Io spero che questa striscia possa continuare ancora. Se dovesse continuare ancora, allora potremo cercare di paragonarla a quella dello scorso anno. Però per il momento sono quattro, vedremo alla prima del nuovo anno così come si presenterà. Ecco, come vi presenterete quindi a Gavoi? Uno scontro che sicuramente il Taloro attenderà perché lo gioca in casa, col supporto di un paese, incontra la capolista un punto dietro, vorrà vincere per continuare a sognare. Voi siete pronti comunque? Poi vediamo un po' come saremo messi, se riusciremo a recuperare qualche giocatore, però non c'è problema perché andremo con la stessa mentalità. Poi anche a Gavoi vinca il migliore, comunque sia lui farà una grande partita anche a Gavoi. Va bene, ringraziamo mister Giorico, tanti complimenti per la vittoria di oggi e per il proseguo del campionato e in bocca al lupo appunto per il 2013. Crepi il lupo, ringrazio tutti i tifosi di Radio Sportivo, faccio gli auguri di Natale a tutti quanti e buon 2013 a tutti. Grazie mister.